Wahey Kuj, ben ritrovati alla vostra Android Link 91 su Yo-Kai Watch 3. Come avete letto dal titolo, oggi vi dirò come prendere i boss speciali del padiglione Ambrosia. O meglio, non è che si possono proprio prendere i boss, però ti danno l'oggetto per far sì che tu possa fondere lo yokai con l'oggetto appunto designato e avere quindi lo chef del padiglione Ambrosia. Il problema è solo uno: io ho fatto più di 10 prove con ogni singolo biglietto, perché ne ho ricevuti 30, divisi 10 di tempura, 10 di sugiyaki e 10 di sushi, ma nessuno di quelli è riuscito a farmi affrontare il boss e quindi prendere l'oggetto che mi serviva appunto per la fusione, e quindi non posso neanche farvi vedere le lotte contro il boss, ma posso farvi vedere le altre. Come funziona però per prendere l'oggetto? Beh, innanzitutto bisogna parlare al Monte Selvoscuro col Misterioso, che lo troviamo appunto davanti all'albero sacro. Lui ogni giorno ci darà un biglietto. Il biglietto è casuale. Io ho avuto questo strano pattern, ovvero 10-10-10, divisi ovviamente in giorni, un giorno capitava tempura, un giorno capitava sushi, ma bene o male ne ho raccolti 10 e mi sono fiondato nel padiglione Ambrosia. È più di un mese che sto cercando appunto di affrontare questi boss, però niente, non ci riesco proprio, e quindi quindi il video doveva comunque uscire, quindi ho deciso di spiegarvi come prenderli. Allora, come si fa? Prendiamo questo benedetto biglietto, entriamo nello Yokai World, dove questa volta ci è rimasto purtroppo solo il padiglione Ambrosia. Andiamo in fondo, entriamo, parlando con Sir Terna, possiamo scegliere quale menu mangiare in questo caso. C'è sushi e tempura, sushi e sugiyaki e tempura e sukiyaki. Se scegliete il banchetto sushi e tempura, avrete la possibilità di combattere contro Picchiatodo. Picchiatodo quasi ogni volta al primo combattimento vi darà la perla pericolosa. Sì, c'è scritto che la probabilità di prenderla è il 5%, ma in realtà quasi tutti quanti hanno detto che al primo tentativo la sfera l'hanno presa, quindi se avete la possibilità di affrontare Picchiatodo, beh, c'è anche la possibilità che prendiate questa perla pericolosa. La perla pericolosa, una volta che l'avete presa, la fondete con Omblu e avrete il vostro Picchiatodo, che non è niente male come attacco. Il banchetto Sushi Sukiyaki invece vi farà combattere contro Dinostruggo. Certo, io non ho avuto questo piacere, ma una volta che combattete contro Dinostruggo c'è la possibilità che si lasci cadere il DNA di dinosauro. Sì, l'ho dovuto leggere perché non mi ricordavo il nome. Questo DNA di dinosauro lo fondete con Scassauro e diventerà Dinostruggo, che è anche uno yokai niente male, devo ammettere. Mentre se invece scegliamo il banchetto Tempura Sukiyaki, potremmo avere la possibilità di combattere contro Ribello. Bisogna fonderlo con la sfera Malvagità. Può farla cadere nel caso lo affrontate a padiglione Ambrosia, la fondete con Incredibimbo e riceverete Ribello. Però comunque sia, padiglione Ambrosia non è utile solo per queste sfide, insomma, contro gli chef. È anche interessante perché vi fa prendere qualche yokai particolare che non sempre trovate in giro. Quindi io vi consiglio, se ce l'avete, di portarvi dei frutti proibiti, perché a volte capitano yokai davvero davvero interessanti. Ovviamente il loro potenziale di amicizia è molto più alto rispetto agli altri yokai, quindi può anche capitare che se vi portate uno yokai popolare con mega fascino oppure lanciate loro il cibo preferito, c'è un'alta probabilità che diventi vostro amico. Ci sono tutti quanti i Fruitnian, possono capitare tutti quanti i Robo Yokai, yokai evoluti al secondo stadio, c'è anche Madrena, insomma tantissimi yokai rari che altrimenti non potete trovare da nessuna parte. Io ci ho preso i Fruitnian e anche Kintaronian, davvero davvero interessante. Non ho avuto il piacere di combattere contro i boss del padiglione Ambrosia, però comunque sia, per affrontarli, questa è la parte più importante, non è che dovete solo andare lì e potete saltare i dialoghi per affrontarli. Se andate lì potete saltare la scena iniziale, ma dovete affrontare per forza gli yokai che appunto Sir Terna vi chiede di affrontare. Quindi non è che potete saltare la sfida, vi chiede: vuoi saltare la sfida? Voi dovete mettere assolutamente no, devi affrontare quegli yokai per far sì che il boss, che lo chef, impressionato dal tuo modo di combattere, ti venga ad affrontare e quindi di avere la possibilità che si lasci cadere il suo oggetto da fusione.
Quindi, per questo video è tutto, Cugio. Io purtroppo non ho avuto il piacere di affrontare questi yokai famigerati, questi chef. Quindi, non è che mi cambia qualcosa, magari continuerò a provarci fino a che non ci riesco, però quando leggo di gente che basta solo un tentativo per tutti, sinceramente un po' mi cadono gli attributi. Ok? Ad ogni modo, come sempre, vi ringrazio per aver seguito questo episodio di Yokai Watch 3. Vi ricordo ovviamente che in descrizione c'è il link per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!